Allora, prima di passare a un altro argomento, ricordatevi bene questa cosa che ripeterò fino alla nausea, cioè che i crediti e i debiti si annullano tra di loro nel complesso, e quando parliamo di debito dobbiamo capire chi è il creditore. E questa è una cosa banale, però se ci pensate non è così banale, perché ad esempio ci stanno ossessionando con il problema del debito pubblico italiano. Ora, il debito pubblico italiano è in gran parte un credito delle famiglie italiane, magari sotto forma dei crediti dei fondi pensione, quindi in quanto tale le famiglie italiane nel loro complesso, è vero che c'è un debito pubblico, ma hanno un credito che corrisponde a questo debito e che lo compensa esattamente, mentre invece il debito pubblico, che è un credito del resto del mondo, è un debito dell'Italia su cui l'Italia paga interessi ogni anno che vanno all'estero, e questi interessi sono una parte di reddito che avremmo potuto utilizzare in Italia e che invece viene trasferito all'estero. Quindi il problema per il paese di solito non è mai il debito pubblico in quanto tale, ma il debito estero. Quindi questo iniziamo a fissarlo in mente e poi ne parleremo più diffusamente. E ora invece possiamo chiudere la parte di contabilità nazionale e iniziare la parte vera e propria di macroeconomia. E la macroeconomia moderna parte di fatto con la teoria keynesiana, quindi è bene avere un'idea di perché e come è partita questa teoria. E di fatto quello che è accaduto è che con la crisi del 1929 si è visto che la teoria macroeconomica che derivava dalla microeconomia che abbiamo studiato finora non funzionava. Perché questa teoria che cosa suggeriva? Suggeriva che se arriva una crisi, quindi in questa crisi le imprese licenziano lavoratori che diventano disoccupati, i mercati dovrebbero automaticamente tornare a un equilibrio. Cioè l'idea che avevano questi economisti è che se aumentano i disoccupati, questo dovrebbe far cadere il livello dei salari monetari. Questo livello dei salari monetari dovrebbe stimolare la domanda di lavoro prima o poi, e quindi le imprese prima o poi dovrebbero ricominciare ad assumere. Un'altra conseguenza della crisi è data dalla caduta degli investimenti. Questa caduta degli investimenti dovrebbe portare a una caduta del tasso di interesse che, come sappiamo dalla teoria macroeconomica, dovrebbe di nuovo stimolare gli investimenti. Quindi tramite questi meccanismi di automatico riequilibrio dei mercati l'economia dovrebbe tornare a funzionare a pieno regime, cioè tornare alla piena capacità utilizzata delle risorse, compreso l'uso del lavoro, cioè compresa la piena occupazione. Invece quello che accade nel 29 è che, a fronte di una caduta dei salari, quello che accadeva era una caduta dei prezzi, cioè la cosiddetta deflazione, e le imprese continuavano a non assumere. E il tasso di interesse diminuì, ma dopo un certo punto smise di diminuire, e quindi gli investimenti non riprendevano per quel motivo. Quindi Keynes, che criticava
criticava questa teoria prevalente allora, suggerì delle, diciamo, una teoria alternativa. E questa teoria alternativa era basata su una serie di idee piuttosto diverse che non discendevano necessariamente dai ragionamenti microeconomici, ma in alcuni casi possiamo comunque ricondurli a ragionamenti microeconomici. La prima cosa che Keynes sottolineò è che noi sappiamo per la teoria precedente che gli investimenti sono una funzione decrescente del tasso dell'interesse, perché come vi ho spiegato questi economisti credono che il capitale abbia produttività marginale decrescente, più si investe più aumenta il capitale disponibile, più si riduce la sua produttività marginale, quindi si investe solo se il costo opportunità dell'investimento, cioè il tasso di interesse, è il più basso. Quindi questa relazione decrescente per gli economisti prima di Keynes dipendeva fondamentalmente dalla produttività marginale del capitale, quindi dall'abbondanza o dalla scarsità di capitale nell'economia. E i risparmi, come abbiamo studiato nella teoria della scelta intertemporale del consumatore risparmiatore, anche dipendono dal tasso di interesse, perché abbiamo detto il tasso di interesse si può vedere come un premio del risparmio che fa aumentare i miei consumi futuri. Quindi se il tasso di interesse aumenta, abbiamo visto che per certe categorie di famiglie i risparmi dovrebbero aumentare. Abbiamo anche visto però che in certi casi un aumento del tasso di interesse non fa aumentare il risparmio. Ma in ultima analisi, in una situazione come questa, una crisi che sposta ad esempio gli investimenti verso il basso a parità di tasso di interesse, dovrebbe portare a un riequilibrio tra risparmio e investimento per un tasso di interesse più basso. Ma Keynes fa notare una cosa, e cioè che gli investimenti sono probabilmente poco sensibili al tasso di interesse. Per capire perché, ricordiamo il ragionamento che abbiamo fatto sulla decisione se investire o meno. La decisione se investire o meno, abbiamo detto, dipende dai profitti che io mi aspetto di fare se faccio un investimento per la durata attesa del capitale che vado a comprare. Quindi, per non farla troppo lunga, immaginiamo che il capitale che io compro, cioè l'investimento che faccio, abbia una vita media attesa di 3 periodi, e io riesco a calcolarmi i profitti che mi aspetto di avere in più al netto dei costi che dovrò sostenere per la vita attesa del capitale. Vi ho spiegato che quindi queste sono cifre di denaro che io guadagnerò in futuro, che io non posso sommare direttamente tra di loro, perché io non posso sommare 1000 euro oggi con 1000 euro tra un anno, ma per poterle sommare devo riportarle a un valore attuale. E vi ho già spiegato, ma non fa male spiegarlo di nuovo, come si fa questa operazione. Quindi l'operazione la si fa a livello individuale con un solito esempio numerico, cioè se io chiedo a uno di voi di prestarmi oggi 100 euro, dovrò restituirgli questi 100 euro tra un anno, e chi me li presta vorrà un qualche premio per prestarmi questi 100 euro. Quindi sarà, diciamo, deciderà di prestarmeli solo se il premio che gli pago è sufficiente a compensare la perdita di liquidità che ha oggi. Quindi supponiamo che voglia altri 10 euro, ne abbiamo detto
che questo diventa, dopo un anno, 100 euro di rimborso del capitale più 10 euro di rimborso degli interessi, che questi interessi io li posso esprimere in ragione del prestito iniziale, e quindi scrivere invece di 100, scusate, invece di 10, scrivere che questi sono il 10% del prestito iniziale di 100 euro, dove ora questo 0,1, cioè il 10%, è il tasso di interesse. Quindi questa operazione che ho fatto mi dice che il valore futuro di un prestito oggi si ottiene sommando gli interessi, che sono calcolabili come un tasso di interesse moltiplicato il prestito iniziale, e cioè il prestito iniziale moltiplicato 1 più il tasso di interesse mi dà il valore che io voglio avere tra un anno se presto 100 euro. Ok? Quindi per me 100 euro oggi, che sono VT, più altri 10 euro, che sono R per VT, sono equivalenti a 110 euro tra un anno, che sono VT più 1. Ok? Quindi se voglio calcolare il valore oggi di VT più 1, devo fare un'operazione inversa, cioè VT oggi sarà uguale a VT più 1 domani diviso 1 più il tasso di interesse. E questa è l'operazione che si chiama di sconto. L'operazione di sconto consiste nel riportare al valore attuale una cifra futura in euro dividendola per 1 più il tasso di sconto. Questo tasso di sconto può avere diverse interpretazioni. Nell'esempio che abbiamo fatto dipende dalle preferenze individuali tra avere il denaro oggi e averlo domani, e ovviamente anche da se chi presta i soldi è un mio amico oppure no. Se un mio amico dirà vabbè, mi dai gli stessi 100 euro domani perché sei un amico, quindi in quel caso il mio tasso di sconto è praticamente zero, quindi per me 100 euro oggi sono equivalenti a 100 euro domani. Diversi individui hanno diverse preferenze intertemporali, quindi ci sarà chi vuole un premio maggiore, un tasso di interesse maggiore, chi vuole un premio minore. C'è poi un tasso di mercato, cioè c'è un mercato dei prestiti. Su questo mercato dei prestiti, sia un mercato concorrenziale, quindi con molti che prestano e molti che chiedono in prestito, si stabilirà un prezzo medio, e quindi quello diventa il tasso di interesse di mercato che posso usare per calcolare come trasferire un valore futuro a un valore corrente. Il tutto per ora facendo finta che non ci sia inflazione, poi vedremo come queste cose cambiano quando invece c'è anche l'inflazione. Ma se non c'è inflazione, questo è il ragionamento da fare. Quindi ora che abbiamo, spero, capito come calcolare il valore attuale di cifre nel futuro, possiamo tornare al nostro esempio dei profitti. Quindi dovrò dividere i profitti tra un anno per, chiamiamolo E, questo tasso di sconto, dividere i profitti tra due anni due volte per il tasso 1 più il tasso di sconto, e per i profitti tra tre anni scontarli tre volte, e avrò così il profitto atteso oggi dall'investimento. Quindi il valore ad oggi,
dei profitti che mi aspetto di avere nel futuro se faccio un investimento, quindi se ingrandisco la mia impresa, per esempio. E confronto questo profitto che mi aspetto per il futuro con il costo dell'investimento, e come dovreste ricordare, il costo dell'investimento dipende dal tasso di interesse. E può dipendere dal tasso di interesse in due modi più o meno equivalenti: o perché non ho la liquidità per comprare i macchinari e ingrandire la mia impresa, devo chiedere un prestito a una banca che mi chiede un interesse. Quindi in questo caso l'interesse misura direttamente una parte del costo dell'investimento. Oppure perché io già ho, per esempio, 500.000 euro che potrei usare per ingrandire la mia impresa, ma devo considerare gli usi alternativi dei miei 500.000 euro. L'uso alternativo più semplice è quello di comprarmi un titolo finanziario. Quindi un titolo finanziario promette di pagarmi un interesse, quindi più alto è questo interesse, più alto è il guadagno che io non ottengo se invece di comprarmi un titolo compro macchinari, cioè il costo opportunità dell'investimento in macchinari. L'altra componente del costo è dato dal costo dei macchinari, cioè questi macchinari avranno un prezzo di mercato, e questo è anche una parte diretta del costo dell'investimento. Ma il ragionamento che abbiamo fatto in microeconomia è sostanzialmente questo: dobbiamo calcolare il rendimento atteso, i redditi attesi aggiuntivi dall'investimento, calcolare i costi e faremo investimenti finché il ricavo marginale dell'investimento è superiore o uguale al costo marginale dell'investimento. Poi abbiamo detto che il ricavo marginale dipende dalla produttività marginale del capitale, che è decrescente, e quindi abbiamo ricavato la curva decrescente degli investimenti. Ora, dice Keynes, tutto questo ragionamento è corretto, però nel fare il calcolo del profitto atteso dobbiamo tener conto che l'imprenditore vive sempre in una situazione di incertezza, perché lui ha una qualche idea sulla possibilità di successo del suo investimento. Cioè, se io ho avuto una nuova idea brillante per un nuovo prodotto, voglio creare una nuova impresa, ma è una scommessa sapere se la mia idea brillante avrà successo oppure no. Cioè, c'è un clima di grande incertezza su cosa potrà accadere nei prossimi tre anni. Quindi è vero che io posso farmi dei calcoli sul profitto atteso, ma questi calcoli dipenderanno in misura preponderante dalle aspettative dell'imprenditore, quello che Keynes chiamava gli spiriti animali, gli animal spirits dell'imprenditore. Se l'imprenditore è fiducioso nel successo del suo investimento, e allora darà un valore molto alto a questi profitti. Se l'imprenditore invece è sfiduciato, perché magari l'economia è in una fase di crisi, e allora darà dei valori molto bassi a questi profitti attesi e rinuncerà all'investimento. Quindi dice Keynes, è vero che il tasso di interesse e anche il costo dei macchinari sono importanti per decidere se investire o no, ma più importante di tutti è lo stato delle aspettative degli imprenditori, che può essere molto volatile, cioè può cambiare da un giorno all'altro. Questo è più o meno vero a seconda delle situazioni in cui ci troviamo. Ad esempio, oggi la Grecia è un esempio perfetto di totale incertezza, perché la Grecia potrebbe tanto tra una settimana fare un accordo con le altre istituzioni europee, porre fine alla crisi,
e in Grecia le opportunità di profitto per i venditori sono oggi altissime, purché ci sia un quadro, diciamo, politico-sociale stabile, purché il governo abbia fatto gli accordi, gli elettori siano contenti degli accordi fatti e quindi nessuno vada in piazza dopodomani a protestare, a bruciare le vetrine, a rompere le automobili. Quindi se c'è un clima di incertezza come c'è oggi, anche se ci potrebbero essere investimenti profittevoli, gli imprenditori non li fanno perché hanno timore dell'incertezza futura, hanno timore di perdite future. Se invece appunto gli accordi si fanno in modo credibile, e allora gli imprenditori dall'oggi al domani potrebbero investire delle grandi somme di denaro indipendentemente dal tasso di interesse che c'è su questo investimento. In altre situazioni invece l'economia è già più stabile, allora magari se il tasso di interesse aumenta qualche imprenditore preferisce non investire in macchinari ma invece comprare dei titoli, e quindi il modello, diciamo, pre-keynesiano può avere una qualche maggiore validità. Ma in linea generale è senz'altro vero che sempre l'imprenditore che fa un investimento fa una scommessa su un futuro incerto, e l'aspetto preponderante di questa scommessa è la sua aspettativa e non il tasso di interesse. Quindi, tradotto in termini del nostro grafichetto, questo vuol dire che la relazione tra investimenti e tasso di interesse è poco sensibile alle variazioni del tasso di interesse, cioè la curva è una curva non verticale in cui c'è una totale indipendenza tra investimenti e tasso di interesse, ma quasi verticale. Anche la curva dei risparmi, secondo Keynes, è poco sensibile al tasso di interesse per i motivi che anche abbiamo detto, e cioè per il fatto che le variazioni del tasso di interesse possono, diciamo, far, anche un aumento del tasso di interesse potrebbe far cadere il risparmio invece che aumentarlo se gli effetti reddito giocano nel senso giusto. Quindi se le due curve sono tutte e due molto inclinate, è possibile che quando arriva una crisi e gli investimenti diminuiscono a parità di tasso di interesse, il nuovo tasso di interesse che porterebbe in equilibrio risparmio e investimenti si ha per un livello negativo. E ora, un livello negativo del tasso di interesse non si può raggiungere, il tasso di interesse può al massimo andare a zero. E anzi, secondo Keynes, per motivi che discuteremo un po' più in dettaglio tra un paio di lezioni, il tasso di interesse non scende neanche fino a zero, ma si ferma a un livello positivo poco superiore allo zero. Quindi, uno dei meccanismi fondamentali di riequilibrio automatico dei mercati non funziona, cioè il tasso di interesse non si può muovere per garantire in tutte le circostanze che gli investimenti e i risparmi siano uguali e quindi che la domanda aggregata di beni sia uguale all'offerta aggregata di beni. Quindi questa teoria di riequilibrio automatico non funziona, serve una teoria alternativa che ci spieghi come allora si determina la produzione effettivamente venduta nel sistema economico. Quindi serve una nuova teoria dell'equilibrio macroeconomico, e questo è un primo pezzo della teoria keynesiana che vedremo tra poco. Il secondo pezzo di critica che Keynes fa alla teoria precedente riguarda l'equilibrio sul mercato del lavoro, che abbiamo anche questo analizzato in microeconomia. In microeconomia abbiamo detto c'è una domanda di lavoro
che è decrescente rispetto al salario monetario, e i prezzi che ci interessano qui, se i mercati sono concorrenziali, non sono sotto il controllo dell'impresa. Quindi l'impresa, vi ho spiegato, determina la sua curva di domanda di lavoro confrontando il ricavo marginale che ottiene da un lavoratore in più con il costo marginale di un lavoratore in più. Quindi il ricavo marginale è dato da quanto ottengo in più se assumo un'altra persona, e questo è dato da quanto questa persona produce in più, cioè la produttività marginale del lavoratore aggiuntivo, per il prezzo a cui vendo questo bene in più sul mercato. E questo prezzo, se i mercati sono concorrenziali, è deciso dal mercato ma non dall'impresa. Quindi confronto questo con il salario monetario, e siccome la produttività marginale del lavoro diminuisce all'aumentare del lavoro utilizzato, questa parte sinistra diminuisce all'aumentare di L, e quindi io sono disposto ad aumentare il lavoro che utilizzo solo se anche il salario diminuisce. Quindi, mentre invece la curva di offerta di lavoro sappiamo che si ricava dalla scelta ottimale tra lavoro e tempo libero dei lavoratori. Quindi cosa prevedeva la teoria precedente? Prevedeva che se c'è una crisi e quindi la domanda di lavoro diminuisce, il salario monetario sarebbe diminuito a parità di prezzi dei beni, questo avrebbe stimolato le imprese a aumentare l'occupazione, quindi si passava da un punto A di equilibrio iniziale non a un punto B in cui a parità di salario la occupazione è più bassa, ma a un punto C in cui ad un salario monetario più basso alcuni lavoratori disoccupati rinunciavano a cercare lavoro perché il lavoro ora pagava troppo poco, e chi voleva lavorare al salario più basso aveva un posto di lavoro. Invece, dice Keynes, non funziona così il mercato del lavoro, perché ci può essere un salario minimo al di sotto del quale non si scende. Quindi se siamo in A e arriva una crisi economica, possiamo spostarci nel punto B e non arriviamo invece nel punto C. Ora, perché può avvenire questa cosa? Può avvenire per diversi motivi che abbiamo anche accennato quando abbiamo parlato di mercato del lavoro. Ci può essere un salario minimo, quindi se il salario di cui stiamo parlando corrisponde al salario minimo, e allora non si scende al di sotto di questo salario. Ma anche se non c'è un salario minimo, ci può essere una consuetudine per cui se i lavoratori sanno, quando l'economia si trova in A, che il salario monetario minimo pagato attualmente è di, per esempio, 700 euro al mese, quando arriva una crisi e vengono licenziati, cercano un altro posto di lavoro pagato 700 euro al mese. Se trovano offerte di lavoro per 500 euro al mese, non le accettano perché sperano di trovare un'offerta a 700 euro al mese. Quindi l'offerta di lavoro non ha un tratto decrescente sotto questo salario, ma diventa orizzontale per il salario che era diventato la norma sociale prima della crisi. E di conseguenza si crea un ammontare da A a B di disoccupati che vorrebbero lavorare al salario, tra virgolette, corrente, ma non trovano un posto di lavoro. Quindi anche qui Keynes dice, guardate che il mercato del lavoro non funziona come pensate voi per il vostro mondo immaginario, perché queste consuetudini sociali sono molto forti.
Quindi per parecchio tempo il lavoratore può voler ottenere il salario minimo che era la norma sociale di prima e restare disoccupato. E in più, dice Keynes, le imprese normalmente non operano su mercati concorrenziali, ma su mercati non concorrenziali. Noi sappiamo che se le imprese operano su mercati non concorrenziali, quel prezzo nell'espressione di sopra non è un dato dalle leggi di mercato, ma è deciso dall'impresa in base alle sue condizioni di massimo profitto. E abbiamo anche visto in uno dei modellini di mercato non concorrenziale, di oligopolio in particolare, che può convenire all'impresa cambiare o non cambiare il prezzo di vendita in base a cosa succede al costo di produzione. Quindi, dice Keynes, abbiamo bisogno anche di una nuova teoria di come funziona il mercato del lavoro e di una nuova teoria di come viene fissato il prezzo delle merci dalle imprese. Quindi dobbiamo partire da questi nuovi pezzi della spiegazione del funzionamento dell'economia introdotti da Keynes. In aggiunta, lui introduce degli aspetti importanti sul ruolo della moneta. È bene introdurli rapidamente anche qui. Dovreste ricordare la teoria della moneta che abbiamo spiegato in microeconomia. Vi ho detto che c'è una identità che mi dice che il valore degli scambi misurato moltiplicando la quantità Q di panieri dei beni scambiati in un giorno per il prezzo P del paniere è sempre uguale al valore degli scambi misurato dal valore delle monete in circolazione M moltiplicato la velocità di circolazione di queste monete, cioè quante volte ogni moneta viene usata negli scambi. Poi ho spiegato, questa identità diventa una teoria che si chiama teoria quantitativa quando ipotizziamo che sia la velocità di circolazione che la quantità di beni scambiati siano dei dati che non dipendono né dal livello dei prezzi né dalla quantità di moneta. Cioè, vi ho spiegato, nel mondo della microeconomia Q è dato dal pieno impiego delle risorse, usate tutte in modo efficiente, V è dato dal stato della tecnologia dei pagamenti che cambia solo lentamente. Quindi date queste due ipotesi e allora una variazione di M ha effetti solo sul livello generale dei prezzi e l'inflazione, cioè la variazione del livello generale dei prezzi, è solo un fenomeno monetario, dipende dalla troppa moneta in circolazione. Invece Keynes, come abbiamo accennato, nega che la quantità di produzione di un sistema economico sia sempre quella che corrisponde al pieno utilizzo delle risorse. Quindi se Q non è più un dato, e allora non è più per forza vero che se M cambia, cambia P. Può anche cambiare Q, può anche cambiare la velocità di circolazione. Quindi abbiamo anche bisogno di una nuova teoria della moneta. Quindi introdurremo ora la teoria keynesiana, che è fatta da questi diversi pezzi che si mettono insieme, e cioè una teoria di come si determina la quantità prodotta e scambiata sul mercato a livello aggregato, una teoria del mercato del lavoro, una teoria della formazione dei prezzi e una teoria del funzionamento della moneta
e nei mercati del credito. C'è un aspetto molto importante da sottolineare, e cioè nel mondo immaginario della microeconomia, come vi ho spiegato fino ad ora, la scientificità della teoria economica è data dal fatto che tutti i pezzi della teoria siano coerenti tra di loro e si possano far discendere, meglio se con la matematica, da degli assiomi di partenza. Quindi la teoria descrive un mondo immaginario che è perfettamente coerente al suo interno e viene considerato scienza qualunque contributo scientifico, qualunque nuovo pezzo di teoria che sia perfettamente coerente con i pezzi già inseriti. Non è indispensabile per l'approccio microeconomico avere un riscontro con la realtà, cioè non è che la teoria diventa scientifica se spiega cosa succede a Cassino oggi. Questo non è considerato un criterio di verifica. Ovviamente la teoria non deve essere in completo contrasto con la realtà, ma come vi ho spiegato, il confronto tra il mondo immaginario e la realtà lo si fa sottolineando dove la realtà non si conforma alle regole del mondo immaginario. Quindi se i mercati non sono concorrenziali avremo dei risultati non ottimali, se non c'è perfetta informazione avremo risultati non ottimali e così via. Quindi ci sono milioni di possibili cause per cui il risultato previsto dalla teoria microeconomica non è quello che si verifica nel mondo vero. E la teoria microeconomica ci dice quali possono essere in principio questi milioni di motivi. E poi lo scienziato che usa questo approccio sceglierà quelli tra questi milioni di motivi che gli piacciono di più per spiegare perché il mondo vero non raggiunge il massimo benessere che avrebbe raggiunto se funzionasse come mondo immaginario. L'approccio keynesiano abbandona questo, diciamo, approccio metodologico, quindi abbandona l'idea di dover microfondare il funzionamento del sistema economico da scelte razionali di individui che ottimizzano, e invece parte da delle ipotesi ragionevoli su come funzioni il sistema economico nel suo complesso. Quindi, se facciamo delle ipotesi ragionevoli, dobbiamo avere poi un qualche modo per distinguere tra ipotesi ragionevoli e ipotesi sballate. Quindi nell'approccio keynesiano diventa invece fondamentale spiegare effettivamente il mondo vero. Cioè io faccio una mia ipotesi che credo ragionevole su come sarà la domanda quest'anno in Italia. Poi se la mia ipotesi non è verificata da come funziona la domanda quest'anno in Italia, la mia ipotesi non è scientifica, devo buttarla nel cestino, fare delle altre ipotesi per capire cosa sta succedendo. Quindi la teoria keynesiana ha bisogno molto più della teoria precedente di un confronto con la realtà, è tanto più, diciamo, accettata e scientifica tra virgolette quanto più riesce a spiegare veramente cosa succede nel mondo. Questo perlomeno è l'approccio metodologico keynesiano alle sue origini. Come vedremo poi molto molto più avanti, i cosiddetti neo-keynesiani oggi sono tornati a un approccio metodologico equivalente a quello precedente, cioè ritengono scientifico un modello solo se le sue conclusioni aggregate sono, diciamo, la derivazione matematica di un modello di ottimizzazione
da un immaginario di una potenza. Però, in linea generale, nel mondo dei keynesiani non partiamo per forza da comportamenti ottimali microeconomici. Quindi il prossimo argomento che affronteremo sarà la teoria keynesiana di determinazione della produzione del reddito di equilibrio, però per oggi ci possiamo fermare qui e ricominciamo mercoledì prossimo. Domani c'è un giorno di sciopero al quale aderisco, per cui non faremo nessuno.